Buongiorno a tutti quanti. Come vedete dai colori della nostra lampada e dalla bandiera che c'è, oggi non parliamo di Quaresima, ma anche parliamo di Quaresima. Avevo preparato tutto un messaggio che riguardava il tema della Quaresima, ma penso che la vera Quaresima è parlare di quello che sta succedendo nel mondo. Normalmente vi faccio lezioni di ebraico, di greco, di etimologia, di grammatica. Oggi voglio farvi una lezione di geografia. Dio sa quanto avrei non voluto mai farla. Allora, questa è quella che si chiama una carta muta. Chi è bravo in geografia? Voi che andate a scuola. Dov'è l'Ucraina? L'Ucraina? Più o meno lì. Lì dove? Qui? 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 Ok, mettiamo qualche riga. Ok, adesso forse la vediamo un pochino meglio. Dov'è l'Ucraina? Dimmi fermo, dimmi basta quando scorro col dito, eh? Metti la prossima? Ecco, adesso lo vediamo bene dov'è l'Ucraina. L'Ucraina è una nazione grande, 603 milioni di metri quadrati, di chilometri quadrati, il doppio dell'Italia, e ha più di 44 milioni di abitanti. Forse dovrei dire aveva, purtroppo, oltre 44 milioni di abitanti. In Ucraina sono nati i famosi scrittori, che piace la letteratura, Bulgakov, Gogol, musicisti famosi come il pianista Vladimir Horowitz. A chi piace lo sport, qui mia mamma, se fosse ancora viva, direbbe subito il nome, Sergei Bubka, uno dei suoi eroi dell'atletica leggera, al salto in alto, primatista del mondo di salto in alto per tanti anni. Per chi piace il calcio, Andrei Shevchenko e molti altri. Ci sono città meravigliose? Beh, Matteo, questa è la cartina. La prossima, Matteo. Ci sono città meravigliose come Kiev, Leopoli, Donetsk, Odessa. Stranamente, una delle tante capitali che volevamo vedere insieme a mia moglie, visto che avevamo fatto Parigi, Barcellona, Lisbona, Londra, c'erano Copenaghen e Kiev e San Pietroburgo. Sono due posti, San Pietroburgo e Kiev, dove probabilmente per un bel po' di tempo non potremo andare, non sappiamo nemmeno se potremo andare durante la nostra vita. E adesso, in queste meravigliose città, c'è la guerra. Allora, ogni guerra dovrebbe riguardarci da vicino, non perché è in Europa, è in Europa. Ci sono quelle che ci sono da decenni, ce ne siamo dimenticati, in Somalia, in Etiopia, in Libano, in Siria, ce le siamo scordati, i giornali, i telegiornali se ne sono dimenticati, ma ci sono ancora. Ma questa guerra in Europa fa decisamente più male, perché? Perché è un tiro di schioppo dalle nostre case. È un tiro di schioppo. Kiev è a 1600 km di distanza in linea d'aria qua da noi. Leopoli è a 1200 km in linea d'aria, un niente. Pensate che Londra è lontana 1400 km e Lisbona 1800. Sembrano qui dietro casa. E Leopoli e Kiev lo sono altrettanto. La guerra ce l'abbiamo dentro casa e purtroppo, per come si evolvono le cose, preghiamo Dio che non succeda, potrebbe coinvolgere anche noi. All'inizio del nuovo millennio ci troviamo di fronte a un'antica domanda, una domanda che ha popolato l'immaginario di tante generazioni: perché Dio permette la guerra? Nel 2003 il Canadian Army Journal uscì con un articolo nel quale calcolava quanti giorni di pace c'erano stati nel mondo, di quanti anni di pace, e aveva calcolato, non so come, che dal 3600 avanti Cristo al 2003, quando è uscito l'articolo, c'erano stati soltanto 292 anni di pace.
dal 3600 al 2003, soltanto 292 anni in cui non c'erano guerre. Forse sbagliando, perché in qualche parte del mondo ci sarà stato qualche piccolo conflitto, però diciamo quelli grossi sono soltanto 292 anni, fatevi il conto di quanti sono 3600 più 2300 rispetto alla percentuale degli anni, è lo 0,000001%. Questo ha fruttato quasi 4 miliardi di vite perse e una marea di soldi distribuiti a costruire armi e a ricostruire città. Al giorno d'oggi dovremmo aggiornare il conto perché sono passati 20 anni dall'epoca. Con i soldi spesi per armamenti e ricostruzioni post-belliche si è calcolato che si potrebbe fondere una cintura d'oro intorno all'equatore, larga 157 chilometri e profonda 10 metri. Quelli sono i soldi che sono stati impiegati per le armi e per ricostruire quello che le armi hanno distrutto. Ah, perché la guerra? Perché c'è la guerra? E perché? E per chi è credente la domanda è anche peggiore: perché un Dio d'amore permette la guerra? Perché questo Dio d'amore permette la guerra? Per chi parteggia Dio durante una guerra? La storia ci racconta nei secoli che ci sono stati generali, capi militari, dittatori che hanno detto: Dio è con noi. Costantino e Hitler, soltanto per citarne due. Chi è il nemico da battere per Dio, se Dio ha un nemico? Si narra che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il Ministero della Guerra a Londra inviò un messaggio in codice a uno dei suoi avamposti britannici nelle zone più inaccessibili dell'Africa. Il messaggio diceva: la guerra è dichiarata, arrestate tutti gli stranieri nemici nel vostro distretto. Il Ministero della Guerra ricevette questa risposta: ho arrestato 4 tedeschi, 6 belgi, 4 francesi, 2 italiani, 3 austriaci e un americano. Si prega di comunicare immediatamente con chi siamo in guerra. Chi è il nemico? Quale è il nemico? Perché Dio permette la guerra? Ora, per Dio, tutti i peccati hanno la stessa cifra, valgono uno. Tutti. L'uno vale l'altro. Peccare è sempre mancare il bersaglio. Più di una volta ho detto che l'etimologia di peccato significa non centrare il bersaglio. Per cui qualsiasi tipo di peccato agli occhi di Dio vale uno. Ovviamente ci sono conseguenze differenti, diverse. Ma con chi siamo in guerra? Con chi è eternamente in guerra l'uomo? Giacomo lo spiega molto bene. Giacomo 4, versetti da 1 a 4. Da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete, invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avrete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è l'inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Da sempre il vero nemico dell'uomo si chiama peccato. Peccato. La Quaresima ricorda che Gesù è venuto a sconfiggere il peccato, ogni peccato, da quelli piccoli, che noi riteniamo piccoli come una bugia, a quelli che pensiamo un pochino più gravi, come può essere un tradimento, un adulterio, a quelli che dichiariamo gravissimi come un omicidio, fino a quelli che riteniamo imperdonabili come scatenare una guerra. Ma ho già detto, per Dio ogni peccato vale uno, l'uno vale l'altro, è sempre un mancare il bersaglio, è sempre non centrare la volontà di Dio. Ovviamente ha delle conseguenze differenti nel mondo, giustamente, il mondo giustamente le valuta in maniera differente una bugia dallo scatenare una guerra, ma hanno la stessa radice profonda, la disobbedienza a Dio.
e hanno la stessa origine. Io valgo, io voglio, io prendo, io. Mi dai la prossima, Matteo? Chi conosce questo? Sapete come si chiama, ragazzi, questo? Questo è un dipinto di un murales di Pablo Picasso che si chiama Guernica. Guernica era una piccola città, piccola, diciamo tipo Marta, una piccola cittadina dei Paesi Baschi nel nord-est della Spagna. Era formato da un agglomerato di piccole, di tutte case piccole, con piccole stradine che le separavano, strette e tortuose lungo una piccola montagna. Era il 26 aprile del 1937 e era un giorno di mercato. Le persone erano uscite per andare a prendere quello che serviva e per incontrarsi. Si erano riversate per le strade ai primi giorni di primavera. Quando arrivarono gli aerei del Terzo Reich e in meno di 2 ore spazzarono via la città. 1654 tra uomini, donne e bambini. E anche le bestie non furono risparmiate. Tutto fu distrutto. Pablo Picasso, pittore famoso, 6 giorni dopo decise di riversare la sua amarezza, il suo dolore in un'opera, dipingendo nel suo studio a Parigi con 2 soli colori, nero e l'ocra, in diverse tonalità, il lutto e il sangue. 3 anni dopo che aveva dipinto quest'opera, in una Parigi occupata dai nazisti, l'ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita presso lo studio di Pablo Picasso, vedendo una fotografia, perché chiaramente era da un'altra parte, vedendo una fotografia di Guernica, chiese a Picasso: avete fatto voi questo orrore, maestro? Pablo Picasso rispose: no, è opera vostra. Non era Pablo Picasso né Dio ad aver causato l'orrore. Pablo Picasso e Dio erano stati esclusivamente i testimoni di quell'orrore. L'orrore era dovuto dal peccato di persone che dicevano: io valgo, io voglio, io prendo, io. Dio è stato per millenni più o meno, Dio è stato per millenni spettatore più o meno silenzioso dei vari peccati umani, ha provveduto anche una soluzione a questi peccati umani, quella che celebreremo a Pasqua tra poco. E ha provveduto una soluzione attraverso il suo figlio come espiazione a chi si pente. Ma solo a chi si pente. Mi dai la prossima, Matteo? Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Dio è ancora spettatore, ancora permette, ma non lo sarà per sempre. Arriverà l'ira, arriverà la sua ira. Sì, Marco, ma adesso io vedo soltanto distruzione. Vedo la distruzione di chi si pente e di chi non si piega, di chi dice: io voglio, io prendo, io. E Dio cosa fa? E Dio dov'è? Dov'è Dio? Cosa fa Dio? Piuttosto che spiegarvelo con una lezione biblica, voglio mostrarvelo attraverso le parole di chi è lì sul campo, in battaglia, tra le bombe che cadono e le persone che muoiono. Quelle che tra poco leggerò sono le parole di un missionario che lavora presso una facoltà di teologia a Kiev. E queste sono le parole che questo missionario, che si chiama Alexander, ha scritto alla nostra amica Amy negli Stati Uniti. Vediamo la prossima, Matteo. Aggiornamento UETS Ucraina. UETS è la facoltà di etiologia a Kiev. Giorno 15, dal pastore Alexander. Questi professori,
e pastori stanno dando l'esempio di un ministero di servizio senza paura e di incredibile coraggio. Giorno 15 di guerra. Ciò che abbiamo insegnato nelle nostre classi dell'essere in missione è che deve comportare una stretta vicinanza con gli altri. Non possiamo amare e servire coloro a cui Dio ha a cui Dio ci ha mandati da lontano. Per questo motivo la nostra squadra di volontari, composta da docenti, studenti e laureati dell'UETS, insieme a molti volontari e rappresentanti della società biblica ucraina, continua a servire in ogni bisogno. Negli ultimi giorni, attraverso la grazia di Dio e al sostegno dei nostri amici, abbiamo, primo, evacuato circa 250 persone dalla zona di guerra dall'Ucraina occidentale, ha aiutato centinaia di persone, tra cui decine di madri con i loro bambini, a fuggire dalla zona di intensi combattimenti della città di Iprin e di Buca. 3. Distribuito tonnellate di cibo tra le persone nascoste negli scantinati e nei rifugi antiatomici e anche agli anziani confinati nelle loro case. 4. Consegnato 2 pacchi pieni di medicinali, soprattutto per la febbre e il dolore, ai rifugi antiatomici. Le persone, le storie, valgono la pena di essere condivise separatamente. Hanno trascorso 6 giorni negli scantinati senza connessione mobile per i cellulari, acqua, cibo, elettricità. Continuano a chiedere perché mai rischiamo deliberatamente le nostre vite per aiutarli. Quando sentono la nostra risposta e apprendono il vero motivo per cui lo facciamo, promettono di venire ai nostri corsi dopo la fine della guerra. Questa testimonianza è il miglior modo per assicurarci che stiamo facendo ciò che la Chiesa è chiamata a fare. Infatti, è davvero difficile trattenere le lacrime quando parliamo di loro. Inoltre, queste attività ci permettono di condividere il Vangelo e di pregare con la gente. Spieghiamo la radice del male, li confortiamo nel loro dolore. Inoltre, spezziamo il pane e beviamo il vino, tra parentesi, come faremo insieme tra poco anche noi, con i soldati ucraini che credono in Cristo, incoraggiandoli nella loro fede. Nonostante tutti gli errori che la nazione ucraina sta affrontando, possiamo vedere che Dio è in movimento, usando le nostre mani. Sia lodato Lui. Giorno 16 di guerra. La terribile guerra è ancora in corso e solo Dio sa quando, per quanto tempo continuerà. Anche se è difficile per noi trattenere le lacrime quando vediamo la devastazione della nostra terra, con città e paesi letteralmente rasi al suolo, così come la tremenda sofferenza del popolo ucraino, oggi vorremmo condividere con voi alcune buone notizie. In primo luogo, ieri la nostra facoltà ha tenuto un incontro online con gli studenti residenti. Nonostante il fatto che la guerra li abbia sparsi per tutta l'Ucraina, stiamo bene, cercando di essere utili ovunque si trovino, manifestando l'amore e la cura di Dio alle persone. La maggior parte di loro sono coinvolti in vari ministeri della Chiesa, soprattutto sociali. Alcuni organizzano evacuazioni, altri lavorano con i rifugiati. Ci sono diversi che si sono uniti ad unità di difesa territoriale. Questi studenti hanno bisogno di un sostegno speciale di preghiera. Ciò che li accomuna è il loro impegno a servire Dio attraverso il servizio alle persone. È un grande incoraggiamento per noi perché vediamo che i loro studi al seminario non sono stati vani. Grazie alla guerra sono tutti diventati ministri influenti. Durante la riunione i nostri studenti hanno espresso le loro richieste di preghiera. Hanno chiesto di pregare, uno, per i volontari dell'UETS che servono a Kiev, 2, per tutte le città e i paesi assediati in Ucraina e le persone lì, 3, per la protezione di Dio per il campus dell'UETS, 4, per la direzione del seminario e 5, per i loro amici con cui non hanno alcun legame. In secondo luogo, lodiamo Dio che l'ultimo membro dello staff del seminario e la sua famiglia, con cui non avevamo contatti da diversi giorni, sono stati evacuati ieri dalla zona dei combattimenti violenti. Sono questi qua. Ci siamo preoccupati molto per loro, oggi sono al sicuro. Quindi, grazie.
per essere con noi in preghiera per loro. Cosa sta succedendo in Ucraina? Cosa sta succedendo in questa meravigliosa terra che si chiama Ucraina? C'è una guerra, frutto del peccato e degli egoismi, dei tanti io valgo, io voglio, io prendo, io. Dov'è Dio? Dio è esattamente in mezzo al popolo che soffre. E come ci arriva? Mi dai la prossima, Matteo. Matteo 25, versetti 30, da 34 a 40. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi desse da mangiare, ebbi sete e mi desse da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui prigioniero e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o prigioniero e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà a loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad un minimo di questi miei fratelli, lo avete fatto anche a me. Alexander diceva: non possiamo amare e servire coloro a cui Dio ci ha mandato da lontano. Sono le parole di Alexander. La Chiesa, tu ed io, siamo le braccia, le mani, le gambe di Dio. Ecco dov'è Dio, ecco cosa fa Dio, ecco dov'è Dio in Ucraina, ecco dov'è Dio nella guerra, ecco cosa fa nella guerra. Fino a quando il peccato non sarà sconfitto per sempre, sino a quando persino i potenti della terra non saranno costretti a inginocchiarsi e ad ascoltare la propria condanna, la Chiesa, te ed io, porteremo tra le trincee, nei rifugi, negli ospedali, nelle strade martoriate dalle bombe, Dio e il suo messaggio. C'è chi lo farà fisicamente, come il pastore Alexander e tutti i membri dell'OETS, rischiando la propria vita. C'è chi lo farà a distanza, ma soltanto a distanza chilometrica, non a distanza di cuore. Qui non stiamo parlando di distanza chilometrica che tutti quanti dobbiamo andare in Ucraina, ma dobbiamo essere vicini, dobbiamo essere congiunti con le persone che stanno soffrendo là. C'è chi lo farà a distanza attraverso gli aiuti umanitari, l'ospitalità, le preghiere. Non possiamo essere distanti, non dobbiamo essere distanti, non dobbiamo permettere che l'orrore che vediamo quotidianamente in TV ci allontani da chi soffre, non dobbiamo permettere che vogliamo girare canale perché non vogliamo vedere quelle scene, che la notizia scali nel nostro interesse, come avverrà presto fra nei telegiornali, perché se dura tanto questa guerra, purtroppo che potrebbe durare ancora per molto, vedrete che dalla prima pagina arriverà in seconda pagina, in terza pagina, e alla fine non ci sarà nemmeno prima le previsioni del tempo. L'abbiamo già visto con le altre guerre, con la Bosnia, con Libano, con la Siria, partire in prima pagina e poi scalare e poi finire fuori. Siamo parte della medesima squadra, una squadra che non abbandona i propri fratelli e le proprie sorelle e non abbandona nessuno, nemmeno quelli che non hanno, e soprattutto quelli che non hanno mai sentito parlare di Cristo, perché dobbiamo essere lì a portare Dio in mezzo alla guerra. Romani 12, 15 dice: rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Sino a quando? Sino a quando? Isaia 2,
4, 5. Egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in uomini d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Adesso fermiamoci e preghiamo. Preghiamo per questa nazione martoriata. Preghiamo per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo, ma preghiamo anche per coloro e soprattutto per coloro che non conoscono e non hanno la certezza che esiste un Dio che darà il merito e darà la punizione a chi ha organizzato tutto questo. Facciamo sì che i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo possano essere testimoni, braccia, gambe di Cristo in mezzo a questa nazione martoriata. Poi quello che possiamo fare come aiuti umanitari da qua, dall'Italia, ne discuteremo dopo e in seguito. Ma oggi fermiamoci a pregare.